ZES unica nel mezzogiorno, delusione per il decreto attuativo sulle agevolazioni. Profonda delusione riguarda il recente decreto attuativo sulle agevolazioni e credito d'imposta per le ZES uniche nel mezzogiorno. La CNA di Siracusa evidenzia la mancata riduzione degli investimenti minimi ferma a 200.000 euro e il mantenimento delle opere murarie al 50% dell'investimento totale sono parametri che penalizzano le micro e piccole imprese, limitandone la crescita e evidenziando l'indifferenza dell'esecutivo nazionale verso il settore. La CNA sottolinea la necessità di adeguare tali misure abbassando la soglia almeno a 75.000 euro e aumentando la percentuale delle opere murarie al 75%, considerando la soppressione del credito d'imposta del mezzogiorno. Questo si aggiunge alla specifica condizione emersa nel decreto che prevede una riduzione proporzionale del credito d'imposta sulla base delle istanze pervenute. È una pericolosa ingiustizia, affermano Rosanna Magnano e Giampaolo Miceli, presidente e segretario territoriale di CNA Siracusa. Abbiamo più volte spiegato i rischi di questa scelta che oggi viene confermata dal governo nazionale. Siamo delusi e profondamente contrariati, ma non rinunceremo a condurre una battaglia giusta e necessaria che deve tenere conto della crescita delle micro e piccole imprese dei territori del Mezzogiorno. Adesso le rappresentanze parlamentari uniscano le forze e il ministro Fitto batta un colpo e ascolti le nostre istanze.